siamo arrivati alla settima edizione della 151 miglia. Questa è la prima forma di espressione della 151 miglia, settima edizione, qua a Milano, alla flagship store di Rigoni d'Asiago. Rigoni d'Asiago è il nostro partner per il secondo anno, che ci supporta nell'organizzazione della 151 miglia, ma ci supporta in maniera proprio concreta. Concreta è già questo atto qua, questo pre 151 miglia, questo aperitivo o apericena abbastanza importante per noi, perché veniamo ad incontrare tutte le persone che gravitano intorno alla 151 miglia. Perché 7 edizioni di crescendo? Perché semplicemente abbiamo concepito la regata come un prodotto. Sin dall'inizio ho pensato che questa organizzazione, la regata, la 151 miglia, dovesse essere presa come un prodotto da vendere a chi? Da vendere agli armatori, quindi identificazione dei bisogni, dei desideri, delle aspettative degli armatori. Come questo? Sono regatante da sempre, ho un po' di esperienza nel battere i campi di regata di tante regate che sono state anche motivo di ispirazione, e con tutta questa esperienza ho cercato di raccogliere tutte quelle cose che avrei voluto o non avrei voluto in una manifestazione. È così che abbiamo confezionato in termini di concept il prodotto della 151 miglia. A questo punto, fatto il prodotto, andava comunicato. Ci siamo armati nel crescendo, nelle edizioni e nel susseguire delle edizioni, di una struttura di comunicazione innovativa rispetto al mondo delle regate. L'obiettivo è quello di contattare, di metterci in contatto con gli armatori, di farsi sentire, la regata non solamente nel momento del svolgimento, ma in tutto l'anno. Qua sono con noi anche altri due sponsor che ci stanno supportando, uno da sempre, Slam, dalla prima edizione, e quest'anno è finito con noi Acqua San Bernardo, che ha identificato in 151 miglia un buon strumento di comunicazione dei propri valori, del proprio prodotto. La 151 miglia non è solamente evento, ma è sport. È uno sport dove intorno abbiamo creato un evento che è un motivo in più per poter per partecipare al gesto sportivo. È sport, regata d'altura, si è conquistata la posizione di far parte del campionato offshore, e quindi è insieme alle regate d'altura più importanti del Mediterraneo. Il motivo di nascita del campionato italiano offshore è proprio, segue la tendenza dello scenario delle regate. Le regate si stanno sempre più spostando sull'altura, perché questo io lo comprendo perfettamente, perché se andiamo a vedere le barche che partecipano a 151 miglia, sono barche che fanno altura, non sono barche da bastone, da triangoli, quindi da inshore races. Quindi sono strumenti dedicati a quel tipo di regata. Quindi una bella relazione tra tipo di imbarcazione e formato di regata, ma c'è anche un motivo di organizzazione, di contenimento dei costi, perché con questo tipo di regate si vanno a tagliare tantissimi costi che l'armatore va a sostenere per la gestione dell'equipaggio intera durante le regate, le cosiddette settimane, che tanti anni fa erano molto frequenti. Quindi tante coincidenze che fanno sì che le regate d'altura stanno sempre prendendo piede. Lo segna anche questa cosa qui, viene segnata anche dalle grandi regate d'altura come Sydney Hobart, Midden Sea Race, Fastnet Race, che sono diventate ormai dei cardini di un velista o dei sogni di un velista. Ci sarà Supernicca, quest'anno sarà con un motivo in più, perché dobbiamo mantenere il titolo di primi in tempo reale. Scorso anno abbiamo vinto le regate in tempo reale, e cosa possiamo fare quest'anno? Ma cercare di battere il record, no? Che è di our dream, che ormai è da un po' troppi anni che impiede questo record. Bisogna andare a fantomare. Ho sempre il baraccetto della 151 miglia 2015, fra poco vesterò quello della 2016.